to a new hotel. Just touched down, you could never tell. Speciale Wisp dedicato al ciclismo, in particolare alla mountain bike, con il primo trofeo Villaggio Cirulli. Siamo a Montalfano di Cupello, nel Vastese, dove seguiremo questa manifestazione organizzata dal Velo Club San Salvo del presidentissimo Tonino Maggitti. Gara importante, valida come quarta tappa della Coppa Abruzzo Mountain Bike Cross Country. Una giornata all'insegna del ciclismo, della mountain bike e anche del divertimento, che andremo a seguire insieme grazie alle immagini e al montaggio di Roberto Scaricaciottoli. E siamo con il patron della manifestazione, Tonino Maggitti, che ovviamente sta perfezionando gli ultimi dettagli prima della partenza. Allora, Tonino, ci eravamo visti qualche tempo fa alla Marina di San Salvo per il trofeo di Carnevale. Quella è una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per quanto riguarda tutta la zona qui del Vastese e del San Salvese. Oggi invece parliamo di una manifestazione nuova, di questa prima edizione del trofeo Villaggio Cirulli, quarta tappa della Coppa Abruzzo di mountain bike. Sì, è la prima volta che facciamo questa manifestazione, speriamo che non sia l'ultima, speriamo di continuare negli anni come il trofeo Carnevale. Il trofeo Carnevale abbiamo iniziato anni fa scherzando, è diventata una tradizione, quindi speriamo con una location del genere, che è un posto stupendo con una bellissima piscina, un bellissimo ristorante dove ci ospiterà oggi col Pizza Party, l'azienda agricola Cirulli ci ospita, e quindi speriamo di continuare nei prossimi anni di farla ancora tutta là. Una splendida location dentro cui avete ricavato questo percorso di 7 chilometri, questo sterrato che oggi metterà un po' a dura prova i partecipanti. Beh sì, il percorso è un percorso bello, misto, è di 7 km e mezzo, scusa se ti correggo, ma è di 7 km e mezzo il tracciato. È un percorso che qui purtroppo ci sono le possibilità dove ci si può sbizzarrire con i percorsi, perché è bellissimo, c'è tutto, possiamo fare diciamo di tutto qui. Tra l'altro la manifestazione, che come consuetudine anche come a San Salvo, vedrà la partecipazione di tanti appassionati, tanti ciclisti che arrivano anche da fuori Abruzzo. Io me lo auguro, la pubblicità ne abbiamo fatta abbastanza a livello nazionale e quindi speriamo di avere un bel numero. Già con le preiscrizioni avevamo circa un 40 preiscritti, speriamo che si raggiunga sugli 80-90 persone, tutto là. Sarei già più che soddisfatto. Parliamo di una manifestazione, Tonino, targata Wisp, ovviamente valida come abbiamo detto per la Coppa Abruzzo Mountain Bike. Siamo nel pieno della stagione e questa è una delle manifestazioni più importanti del calendario. Sì, è una delle più importanti, non dico la più importante perché è la prima volta, speriamo del risultato di essere la più importante, però ci sono state anche delle altre manifestazioni anche molto, forse molto più importanti di questa. Vedremo, sì, siamo in pieno alla stagione, quindi speriamo bene, tutto là. L'ultimissimo. Il tempo che permette. Sta uscendo il sole. Sta uscendo il sole, come ha detto l'amico Bruno, dopodiché ci faremo un bel bagno in piscina. E niente, tutto là. E ricordiamo per chiudere, Tonino, poi ti lasciamo ovviamente al tuo lavoro, il Velo Club San Salvo, la società che tu presiedi, che è un punto di riferimento per tutti gli appassionati qui della zona. Sì, è vero, qui nella nostra zona per queste manifestazioni come il tipo il trofeo Carnevale, adesso la quarta tappa della Coppa Abruzzo Wisp di mountain bike, siamo gli unici che fanno queste attività e speriamo di continuare. Ci vorrebbero altri spot, però speriamo bene, dai, non ci vogliamo andiamo.
Con Bruno Fantini andiamo a conoscere questa manifestazione dal punto di vista tecnico per capire meglio cosa vedremo in questo speciale WISP. Allora, una gara riservata alle mountain bike che si svolge dentro un percorso naturale, lo possiamo chiamare così. Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere Don Nicola, il proprietario di questa tenuta, è molto vasta, dove ci abbiamo ricavato 7 km e mezzo di tutto sterrato, eccetto un paio di centinaia di metri di attraversamento sull'asfalto. È una struttura che si presta notevolmente, è ovvio, non ci sono boschi, quindi single track come siamo abituati nelle montagne non ce ne sono, però è un bel percorso collinare, molto variato, tra le capanne e gli uliveti della tenuta. E poi facciamo il pasta, cioè il pizza party sotto la struttura, una bellissima struttura con una capienza di oltre 700 posti. Quindi siamo stati, diciamo, questa volta fortunati con l'organizzatore Magitti, cui ringrazio per la disponibilità e l'organizzazione messami a disposizione. Quindi non so che dire. Una bella giornata di sport, tra l'altro ci sono delle condizioni meteo direi ideali, perché non c'è un sole pieno ma non fa sicuramente molto caldo, e questo per gli atleti, per i partecipanti è sicuramente un bene. Sì, sicuramente sì, perché come dicevo prima, essendo delle tenute coltivate, se c'era una giornata di sole avevamo un po' di problemi tra polvere e caldo, e invece oggi è un po' più, diciamo, coperto, però si sta bene. Qui alle nostre spalle, come vedete, volendoci, è la piscina, e quindi poi tutti ci divertiamo, insomma. Quindi prima la gara e poi il bagno e piscina. Certo, facciamo così e poi facciamo il pizza party. Buon lavoro. grazie a voi. Siamo con Nicola Cirulli, titolare del Villaggio Cirulli. Siamo qui a Montalfano di Cupello, questa splendida location che oggi ospita questa manifestazione. C'è una piscina, c'è un ristorante, davvero un complesso spettacolare per una gara di mountain bike. Sì, grazie. Ma io vengo da molto lontano. C'ho 88 anni, ma c'ho 82 di lavoro. Ho cominciato a lavorare a 6 anni e mi sono tirato su mano a mano con le mie, grazie di Dio, fortuna le chiamo, perché ne ho passate di tante malefatte, ma con la fede e con la voglia di fare bene anche a me, ma soprattutto alla mia gente. Che se c'è da parlare di comunismo, per andare al totale, uno di quelli sono io, il vero, perché non solo a quest'età, che ho tuttora oltre 160 dipendenti, li pago tutti, stiamo in grazia di Dio, io faccio le feste a loro, loro fanno le collette per farmi regali e farmi rispettare in tutte le forme, le più pulite, precise. Com'è nata l'idea tanti anni fa di costruire questo complesso? Allora, la storia mia è lontana, perché mi sono scoperto scultore all'età di 9 anni, e nel mentre pascolavo le pecore e trovai un mattone di antichità romana, e lì con un chiodo cominciai a scolpire. E dopo di tempo, visto da persone che se ne intendevano, esclamarono: ma questo è un artista. E pensate che io, in quel posto dove ho trovato quel mattone, ci ho costruito una chiesa, chiesa San Silvestro, proprio per riconoscenza a Dio e a tutta la grazia di Dio che mi è venuta intorno. Quindi ho fatto lo scultore per molto tempo, poi
appassionato, dovevo fare il costruttore, dovevo fare l'impresa, e a 16 anni io ero un vecchio artigiano, tant'è che quattro miei compagni della stessa età, stessa classe, 29, anzi ce n'era uno 28 e uno 32, questi quattro coetanei, i loro genitori lo affidarono a me perché io avesse fatto di loro dei bravi artigiani, e così è andata avanti per tutta la vita. La cosa in cosa, ho costruito tanto, dove poi mi sono fermato quando nel 72 doveva scoppiare la bomba di Mani Pulite venuta 20 anni dopo. Io a quell'età avevo tanto, bene di Dio, di soldi guadagnati che mi permise di comprare tutte queste proprietà, tutto questo. Poi appartamenti a Ortona e poi qui alla Bufalara, dove solo sto complesso qui è costato 20 milioni. Cosa c'è all'interno di questo complesso? Dunque, questa azienda è composta da questo villaggio costruito solo 10-12 anni fa. In questo villaggio ci stanno oltre 300 posti letto. C'è un ristorante notevole di bellezze e funzionalità, molto molto funzionali. C'è un negozio di distribuzione di beni un po' di diverso tipo, no? Vanno da prendersi il caffè a poi alla spesa quotidiana e tutto sto genere. Poi c'è la bella piscina che vediamo alle nostre spalle, che abbiamo alle nostre spalle, funzionalissima, e tutte queste opere pensate, disegnate, progettate, costruite solo da queste mie mani. Quindi il resto, in grazia di Dio, la cantina molto molto ben funzionale, abbiamo tante centinaia di ettari di vigneti, funziona. Mi auguro di vivere un altro 100 e più anni, ma solo per lavorare e dare lavoro alla mia gente. Tutto qui. Grazie per l'intervista, vi auguro una buona riuscita di questa bella manifestazione. Come vedete, vi ho messo a disposizione tutto quello che è possibile, quindi fatene un buon uso. Vi ringrazio. Grazie a lei. E ritrovarci. Auguri. Grazie. E siamo con la squadra di casa del Velo Club San Salvo, siamo con Davide, il portavoce, hanno detto, di questa formazione. Ciao. Uno dei più giovani, il più forte sicuramente, è vero? Sì, più o meno. Allora, vogliamo parlare un attimo della vostra società, delle gare a cui partecipate, un po' in generale anche della manifestazione di oggi? Ma vabbè, io partecipo più alle Gran Fondo su strada, diciamo, questa è più una manifestazione, partecipo perché l'abbiamo organizzata noi, Velo Club San Salvo. Manifestazione che vedrà proprio la disputa di questa gara all'interno di questo complesso. Hai visto già il percorso? Sì, sì, abbiamo fatto pure nei giorni scorsi qualche giro di prova, stamattina 2-3 giri. È un percorso molto veloce comunque. Anche un po' selettivo però. Sì, ci sono salite che faranno, qualcuno salita farà selezione all'inizio. Una gara importante la organizzate voi e quindi è chiaro che punterete anche a portare a casa la vittoria. Mi sembra scontato questo. La vedo un po' dura, però ci proviamo sempre. Presidente Maggitti però ci tiene. Sì, sì, come no, sempre. Allora io dopo aver parlato con Davide andrei a conoscere almeno con i nomi e cognome tutti i membri di questa squadra. Partiamo da Mangiocco Armando, Matteo D'Astuto, Antonio D'Amato, Ennio Fontana, Ivano Manfredi, Kevin Sorge Pagano, Giulio Zemignani, Jacopo Chigni. Passiamo da questa parte e vedere gli altri tre della squadra del Velo Club San Salvo. Gabriele Nicola, Piorelli Antonio, Gagliardi Norberto. Bruno Fantini in veste di atleta, prima come organizzatore, presidente del settore mountain bike della WISP, ora come atleta perché tu non ce l'avevi detto ma parteciperai a questa corsa. Sì, perché mi piace, sono un appassionato di questo sport, quindi se posso, dopo aver controllato tutto, che tutto funzionasse bene,
sudo pure io. C'è una piccola minaccia di pioggia, però il tempo dovrebbe tenere. Dovrebbe tenere, tiene sicuramente. Pomeriggio piove, già sta tutto, mandato una lettera pure in alto. A chi di dovere. A chi di dovere, quindi ci fanno ben sperare. Bruno, parliamo di questa gara. Abbiamo ascoltato il rappresentante del Velo Club San Salvo, è la squadra più numerosa, squadra che organizza la manifestazione, sono loro i favoriti? Sì, penso di sì, loro sono più stradisti che mountain bike, quindi che biker, e quindi penso che se la daranno, quindi sono più numerosi, però la gara è bella, sono quelli Fabio Marino, la squadra di Fabio Marino, che sono i favoriti. Loro sono, ci sta qualche elemento in meno, però c'è più qualità. Allora buona gara, il caso. Grazie. Sì, un in bocca al lupo a tutti, speriamo che tutto vada per il meglio, non è pericolosa come manifestazione, è adatta a tutti, quindi un in bocca al lupo a tutti, grazie. Martina Colalongo, davanti al tavolo qui della giuria e delle iscrizioni, sono praticamente terminate le iscrizioni. Martina, voi sempre al lavoro in tutte le manifestazioni, in giro per l'Abruzzo, quanto è difficile e dura alzarsi presto la mattina? Tantissimo, perché la sveglia suona e gli impegni ci sono e quindi bisogna alzarsi e attivarsi. Però la soddisfazione, ecco, è vedere tanta gente che partecipa alle nostre manifestazioni, c'è questo riscontro positivo da parte degli atleti che ci piace tanto. Vogliamo un attimo parlare del lavoro che voi fate in ogni gara? C'è l'iscrizione, ma poi consegnate anche, credo, un microchip e tutto il resto, e poi ci sono le classifiche, i tempi, un lavoro non facile. Sì, no, perché da qualche anno a questa parte i nostri ciclisti sono diventati più esigenti e quindi vogliono anche il cronometraggio, e di conseguenza ci siamo dovuti adeguare, e quindi consegniamo sia i numeri di gara sia i chip, e poi il gioco sta a loro. E poi la responsabilità vostra di fare le classifiche, ogni tanto c'è anche qualche contestazione, sempre. Fa parte del gioco. Sempre, le contestazioni sono ben accette e infatti siamo qui appunto per discuterne ogni volta che appunto ce n'è l'occasione. E auguriamo una ottima domenica a tutti. E a voi niente, un buon lavoro. Grazie, anche a voi. Adesso partiremo qua, tutti con calma, con la macchina andiamo avanti fino qui davanti, qui sotto, dopo ci dobbiamo girare e faremo la partenza. Piedi a terra e si riparte, eh? No, più avanti, dopo c'è la discesa dove si va sul percorso. Ok? Tutto a posto, possiamo partire? C'è Bruno che va davanti a tutti, eh? Mi raccomando, seguito a lui, eh? Tu Umberto rimani qua, sì, ok. Bruno, vengo anch'io con la macchina davanti, eh? Beh, dai via tu.
Ed eccolo il primo arrivato a tagliare il traguardo qui al primo trofeo Villaggio Cirulli. Si tratta di Alessandro Grandi con il pettorale numero 10, il primo, il vincitore di questa manifestazione che ora vedete inquadrato. È stato lui a tagliare per primo il traguardo di questa manifestazione organizzata dalla WISP Abruzzo e Molise, dalla Lega Ciclismo, dalla divisione mountain bike, primo corridore. Dunque Alessandro Grandi della formazione Non Solo Ciclismo, che è stato il vincitore della manifestazione. Ed eccolo il secondo classificato, Alessandro Dell'Orso, pettorale numero 47 del team Iachini. Lui il secondo classificato, dunque secondo posto. E poi il terzo, eccolo qui, il terzo, Alessandro Cieli della bike 99 L'Aquilone, pettorale numero 55, dunque terzo classificato. Si completa dunque il podio: primo Alessandro Grandi, secondo il numero 47 Alessandro Dell'Orso, e il terzo classificato Alessandro Cieli. Ed eccolo il vincitore di questa manifestazione, di questa gara di mountain bike, primo trofeo Villaggio Cirulli, Alessandro Grandi, formazione molisana, ma tu arrivi da Verona. Sì, esatto. Allora, la formazione è qua di, diciamo, Fossa Accesia, diciamo, i ragazzi sono in zona Fossa Accesia, Lanciano. Non solo ciclismo? Non solo ciclismo, io abito a Termoli già da qualche anno, però sono veronese, insomma. Da veronese al 100%, insomma, adesso è qualche anno che abito a Termoli, lavoro lì. E ho trovato questo gruppo di amici che mi ha dato anche la voglia di poi rimettermi a pedalare, insomma, che avevo un po' lasciato perdere dopo tanti anni. So, grazie a loro ho ritrovato l'entusiasmo di andare in bicicletta e anche allenarmi, dai. E oggi è arrivata questa bella vittoria qui a Montalfano di Cupello. Sì, come dicevo, quest'anno mi sto allenando rispetto agli ultimi anni che andavo un po' così, andavo sulle corse senza allenarmi. Quest'anno mi sto allenando e stanno anche arrivando i risultati, perché ho fatto due secondi posti assoluti già le settimane scorse a San Giacomo degli Schiavoni e a Torre Vecchia Teatina, gare della federazione. Si trovano ragazzi con 20 anni in meno e ho fatto due secondi buttandole via le gare, perché stavo veramente bene anche lì. Però oggi mi sono rifatto, insomma, una gara che sembrava semplice sulla carta, ma semplice non è, perché sei sempre a tutta, non hai mai il tempo di respirare, per cui insomma gara tirata. È stata anche qualche caduta, tra l'altro anche alcuni strappi in salita sicuramente non facilissimi da percorrere. Sì, c'erano due o tre strappi belli impegnativi, però erano corti, ci facevano un po' in apnea, diciamo. Ho fatto tutta la gara insieme al mio compagno di squadra Fabio Marino, insomma, quando ho visto che all'ultimo giro si stavano avvicinando da dietro ho allungato, insomma, per non evitare, insomma, di arrivare secondo anche oggi. Ho un po' accelerato e sono arrivato, insomma, sono molto molto contento, insomma, ecco. Prossimi appuntamenti? Ma diciamo, adesso la settimana prossima credo che saremo a Pesaro per il campionato italiano WISP. E dai, andiamo là per far bene, insomma, tanto dopo ci si prova, dopo se uno va più forte gli si stringe la mano e dopo tutte le gare qua della zona, Molise, Abruzzo, magari qualche bella gran fondo, che i posti qua non mancano, insomma, qua il territorio si presta sicuramente alla mountain bike. Alessandro Dell'Orso, secondo classificato in questa gara di mountain bike trofeo Villaggio Cirulli, tra l'altro una particolarità, tre vincitori con lo stesso nome, Alessandro. Tu sei l'Alessandro giunto secondo, soddisfatto per questo secondo posto, per essere arrivato sul podio, o c'è il rammarico per aver mancato la vittoria? Guarda, assolutamente no, il rammarico non c'è, anche perché Alessandro Grandi, il primo, oggi era imprendibile.
Io ho inseguito tutta la gara insieme ad Alessandro Celi, che poi è giunto terzo, e avanti c'era Fabio Marino e Alessandro. E praticamente Fabio Marino poi ha mollato, io sono riuscito a rientrare su di lui, a staccarlo, anche perché Alessandro Celi ha avuto un problema tecnico. E poi siamo arrivati così, però anche non c'era storia, oggi non c'era gara contro il primo. Vogliamo parlare un attimo di questo percorso che abbiamo visto anche con le immagini di Roberto Scaricaciottoli. Diceva il vincitore Alessandro Grandi, un percorso, un circuito sulla carta facile, semplice, invece poi in realtà è stato tutt'altro che semplice percorrere queste strade. Allora, questi tipi di circuito non sono mai semplici, perché si va sempre a tutta, praticamente non c'è mai tempi di recupero, perché in discesa devi spingere, in salita devi spingere, quindi non hai mai tempo, e tu, questa è una gara di un'ora e venti, un'ora e mezza che si fa a tutta, e quindi non c'è storia praticamente, se non hai la gamba non ce la fai praticamente. Vogliamo parlare un attimo anche della vostra formazione, il team Iachini e anche di Alessandro Dell'Orso, che partecipa a queste gare, anche quali saranno i prossimi appuntamenti che ti vedranno protagonista. Allora, il mio team è il team Iachini di Lanciano, io personalmente sono di Farindola, in provincia di Pescara. E c'è un buon pecorino, se non mi sbaglio. Il pecorino è ottimo, diciamo. Il pecorino di Farindola è conosciuto anche fuori dall'Abruzzo. Certamente, abbiamo un ottimo elemento. Per quanto riguarda il formaggio, tornando a noi, corro con questa squadra. Come mai un ragazzo di Farindola corre con una squadra di Lanciano? Ma perché c'è talmente tanta amicizia, tanta stima con il presidente Eugenio Iachini, che lo ringrazio, che mi supporta e mi sopporta per queste manifestazioni. Io praticamente sto preparando la stagione di ciclocross, non pratico la mountain bike, faccio qualche gara, ecco, una di queste che mi preparano per il ciclocross, quindi io le vengo a fare. Se ci sono le gran fondo, gare di lunga durata, io non partecipo, non le faccio le gare, quindi questa è la mia seconda gara quest'anno. Prossimi appuntamenti? Ma i prossimi appuntamenti penso intorno a settembre farò qualche gara di cross country, e poi da ottobre io comincio con la stagione col ciclocross. Il terzo classificato, Alessandro Celi, arriva dall'Aquila, la formazione della Bike 99 L'Aquilone, dall'Aquila a Cupello in provincia di Chieti, per portare a casa un bel risultato, terzo posto che ti soddisfa? Sì, è andata benissimo oggi, eravamo terzo e quarto con Alessandro Dell'Orso, abbiamo provato a rientrare sui primi, ma sui primi giri non riuscivamo. Poi ho avuto un piccolo guasto meccanico nell'ultimo giro, è saltata la catena, Alessandro è andato avanti, però siamo riusciti a rientrare su Marino, e quindi abbiamo fatto secondo e terzo, un ottimo risultato, una bella gara, un percorso molto scorrevole, veloce, in un'ora e dieci abbiamo finito una gara, insomma. Tra l'altro oggi anche la temperatura era sicuramente favorevole, perché non fa caldissima, poi c'è questo vento che può dare un po' fastidio, ma sicuramente serve per rinfrescare la temperatura. Sicuramente la gara, il tempo per la gara era ottimo, un po' meno per il mare che vorrei farmi dopo gara, ma forse oggi non è proprio la giornata migliore da spiaggia. E volevo ricordare invece un appuntamento: il 10 settembre all'Aquila avremo il campionato italiano di duathlon, mountain bike e corsa a piedi. È una bella gara che faremo nel centro della città dell'Aquila, nel Parco del Castello. Non mancate. A proposito dell'Aquila, noi ci eravamo visti qualche settimana fa nella gara che si disputò proprio vicino alla Basilica di Collemaggio, percorso del centro cittadino. Sì, era Gran Fondo su strada, più di 500 iscritti, un'ottima iniziativa. E tutto il centro Italia, insomma, può dire che è venuto a questa gara. Speriamo di ripetere il bis anche per questa del 10 settembre. Possiamo dire che dunque l'Aquila sta riscoprendo anche la passione per le due ruote, questa gara di qualche settimana fa e quella del 10 settembre. Speriamo, noi ce la mettiamo tutta e la macchina organizzativa è partita a pieno regime, speriamo di riuscire al meglio in questa iniziativa. Allora, datoci che il signor Cirulli ha un po' fretta, faremo subito la consegna del trofeo, che l'avrebbe vinto il vero club di San Salvo, però chiaramente noi l'abbiamo fatta e non ce la possiamo portare a casa. Lo diamo a Non Solo Ciclismo, che sono con 5 partecipanti, quindi pregherei qualcuno di venire a ritirare il trofeo. Ecco il presidente, il signor Cirullo, che gli consegna il trofeo. Di qua. Gira là, signor Cirullo. Fatto? Ok.
Un attimo. Veramente, ecco, esatto, bravo, tutta la squadra un attimo qui vicino. Salite anche sul podio. Potete salire anche sul podio. Signor Cirulli si può mettere di fianco come anche noi. Ok. Grazie ragazzi. Alla prossima. La ringraziamo di nuovo. Grazie a Don Nicola per la sua ospitalità. Allora iniziamo la premiazione dalla categoria Elite Sport. No, iniziamo dal primo assoluto, che è dalla categoria M4, ed è Alessandro Grandi, primo assoluto. Ce la fa essere sul podio, sì. Seconda posizione, Alessandro Celi, bike 99. No. Come no? Alessandro Dello. Se è assoluto, no. Padre, questa la sto facendo adesso. Tranquillo, no, ho chiamato prima M4 come prima assoluto. Tranquillo. Terzo, Francesco Sorgini. Dove è Francesco? Si sta pettinando? Eccolo qua, il capello se l'è fatto, sta a posto. Quarto posto, Fabrizio Fois. Vai, eccolo qui. E alla quinta posizione abbiamo Paolo Paolini. Va bene, allora. Va bene, ok, categoria. Grazie, applauso per questa categoria. Passiamo alla categoria M2. Il secondo assoluto è Alessandro Dell'Orso. Team Iachini. Al secondo posto Alessandro Arrizza, non solo ciclismo. Terzo, Matteo D'Astuto. Quarta posizione, questo è lo sconfitto della giornata, Andrea Gileno. Gile, lui ha tagliato la pianta veramente. Quinto, Gianni Zaccaria, Bici Mania. Sì. È andato via. Vai, Alessà. Bene, foto di rito. Gli potete tirare anche la pietra adesso. A posto. Perché noi? Andiamo alla categoria Elite Sport. Primo, Nicola Marchetti. Non doping. Facciamo il doping per cortesia. Sì. Pensate che esce la prima. Secondo, Mariano Prosperi, Master Seeking Team.
Terzo Davide Petta, Velo Club San Salvo. Vedi, l'applauso più grande è per te. Chi lo sa perché? Quarto posto Donato D'Alessandro, il rientro è tornato da Amsterdam. Come è arrivato con vede, fa pure la reclama. Quinto, il battesimo della gara è Alessio Rottoli, il suo battesimo. Lei è rimasto un po' scioccato da questo battesimo. Sì, sì. Grazie. Passiamo alla categoria M3. Primo della Fastesim Bike, Mauro Molinaro. Mamma mia. Seconda posizione è Marco Picca della Bike Pro. Terza posizione, Velo Club San Salvo Nicola Gabriele. Eccoli qua. Stessa società, Velo Club San Salvo, Ivano Manfredi. Marco. E quinta posizione, Antonio Fiorelli. No, c'è, è andato via. Già si è fregato il premio prima. No. Doveva spartire il matrimonio. Adesso. Ok. Applauso per questa categoria M3. Allora, categoria M5 e M6. Siccome non c'è il podio di M6, passa alla M5. E che il primo è Paone Antonello. Paone Antonello. Seconda posizione di amatori MTB Termoli, De Angelis Aurelio. Terza posizione Gianluigi Di Carmine. Ecco qua. Quarta posizione Ennio Fontana. E al quinto posto Norberto Gagliardi. Dov'è? Non c'è. È andato anche lui a smaltire il matrimonio. Ok, grazie, i sorrisi sono terminati. Poi abbiamo la categoria M7, che non si poteva accorpare con la categoria ancora superiore, è Bruno Fattini. Ha fatto lo spirito, sei solo, per forza ha fatto perché lui sono solo, c'è anche la M1. Però ma sei un disastro. Categoria M1. Bruno. M1, primo. Fabio Marino. Quando mando quell'altro? No. Bruno, sì. Secondo, Angelo Bianco. Ciao, Bruno. No, mai fatto. Terzo Gianni Tano.
Stamattina non si è fatto la barba, ma l'ha fatto in tempo. E quarta posizione, Velo Club San Salvo, Armando Maggiocco. Oh, applaudito a Maggiocco, lui è stato fino adesso a applaudire. E questo è il podio della M1. Grazie. Adesso sono i due allievi. Esatto. Il primo è Riccardo Di Carmine. Oh, un applauso. Oh, è il più giovane dei giovani questi qua. E al secondo posto Kevin Sorge Pagano. Vedi come si danno la mano tra i primi e i secondi, i primi si sono dati calci. E questo è il podio degli allievi, applauso per gli allievi, grazie. Chi è più giovane, più anziano? Allora, il più anziano, non diciamo il più vecchio, diciamo il più anziano è Bruno Fantini. Fischiatelo, fischiatelo, tirate le pietre. Hai visto che arrivo prima? Basta. È il meno giovane, se no, no. È il meno giovane. Diversamente giovane. Grazie Marti, facciamo una foto o no? I due meno giovani che si sono semplificati sti giorni. Allora, il più giovane è Kevin Pagano Sorge. Fatto? Dai, guardatemi. Dai. Allora, un applauso al più giovane, al più meno giovane e al presidentissimo Magitti Tonino, l'organizzatore di questa manifestazione, e a tutto il suo gruppo Velo Club San Salvo, un applauso fortissimo da parte di tutti i partecipanti. Io in nome del Velo Club vorrei veramente ringraziare a tutti quanti della vostra gradita partecipazione. Speriamo che la prossima saremo più nutriti. Per chi non lo sapesse, adesso siamo giù al ristorante, sotto c'è l'altra sala che si chiama la Sala Firenze, non vorrei sbagliarmi, e lì si mangia. Siamo così giunti al termine di questo speciale WISP dedicato al ciclismo, in particolare alla mountain bike, con il primo trofeo Villaggio Cirulli, da cui vi abbiamo raccontato questa manifestazione, gara valida per la quarta tappa
della Coppa Abruzzo Mountain Bike Cross Country WISP Abruzzo e Molise 2016, una manifestazione che ha visto la partecipazione di tanti atleti arrivati anche da fuori regione in questa giornata, con un tempo non proprio prettamente estivo, ma che ha visto sicuramente un migliore temperatura per gli atleti che hanno lottato per la conquista dell'ambito trofeo, gara che abbiamo seguito grazie anche alle immagini di Roberto Scaricaciottoli qui a Copello, nella frazione di Montalfano, dove c'è stata l'ottima organizzazione come sempre del Velo Club San Salvo. E dunque tutto per questo speciale WISP dedicato al ciclismo. Io ringrazio voi per averci seguito, ricordo sempre e ringrazio Roberto Scaricaciottoli alle riprese, al montaggio, e l'appuntamento è per i prossimi speciali WISP sempre su TV6. Never touch.